E abbiamo al telefono un ospite importante, che è Paolo Gavazzi, General Manager e poi coach della Castel Carugate femminile. Buongiorno, buonasera anzi. Ciao Daniele, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, ciao Paolo. Ascolta, qua dobbiamo parlare per forza di basket femminile, perché sì, è doveroso, se ne parla poco, sempre se ne parla poco, magari un po' poco seguito. C'è agonismo, perché io ho visto qualche partita e francamente l'agonismo non manca anche nel basket femminile. Ecco, come sta andando la stagione della Castel Carugate? Beh, intanto il basket femminile va abbastanza bene, nonostante tutto. C'è una 1-14 squadre, la 2 che quest'anno ha avuto 30 squadre. Noi siamo dei neopromossi, abbiamo vinto l'anno scorso il campionato di A3, quest'anno ci siamo affacciati dopo 10 anni di nuovo nell'A2, che è un campionato semiprofessionistico, anche se noi siamo una squadra, diciamo, di dilettanti. È un campionato che ha squadre che provengono da tutta Italia. Abbiamo fatto una prima fase molto difficile, perché eravamo in un girone di ferro con Torino, Genova, Geas, gente, squadre teoricamente professioniste. Ce la siamo cavata così, ora stiamo facendo la seconda fase per salvarci, e qua invece stiamo andando abbastanza bene e credo che nel giro di un paio di giornate al massimo dovremo avere la quasi certezza matematica della salvezza. Oh, molto bene. Ma tra l'altro guardavo anche nel girone, non è che si lesini sui chilometri, perché le trasferte non sono propriamente dietro l'angolo per voi. E d'altra parte, se uno fa il secondo campionato nazionale, non è che può pretendere di fare le trasferte a Melegnano e a Bernareggio, insomma. Ah, però forse ne avete una comoda a Biassono. Sì, no, in effetti l'unica. Abbiamo una comoda a Biassono, andremo però da Carugate, prendiamo l'autostrada Milano-Bergamo lo stesso per sembrare che... per farla sembrare una trasferta più seria, giusto. Ecco. No, però abbiamo dentro anche Viterbo, Castellammare di Stabia... siamo appena stati a Cagliari nello stesso girone, insomma, qualche chilometro da fare c'è, però d'altra parte anche quella è la bellezza del campionato, potersi confrontare con squadre di altre regioni, con altre scuole cestistiche, insomma, è sempre più interessante che non giocare le solite partite contro Biassono o contro Gea. Però mi viene in mente, come dire, un pensiero, no? Io penso a una squadra non professionistica che gioca sostanzialmente in una lega dove gli obblighi, se vuoi essere competitivo, sono quelli di essere, sostanzialmente devi fare la vita da professionista, perché io immagino che comunque chi lavora durante il giorno, perché comunque per vivere non può solo giocare a basket, debba per forza di cose fare degli orari da persona normale, però con una vita d'atleta. Esatto, con un sacco di allenamenti ovviamente. Esatto, perché poi in realtà devi vivere come se tu facessi quello a tempo pieno, perché ovviamente dall'altra parte, come dicevi tu, giustamente trovi squadre che la buttano sul piano oltre che agonistico, anche sul piano un po' più professionistico. Mi pare di capire che i costi anche di una squadra non professionistica non siano pochi per muoversi. Ma noi abbiamo un budget molto molto limitato, difatti noi abbiamo una sola professionista in squadra, più 8 ragazze che sono 7 studentesse, una che lavora ma ha 23 anni, e completano il roster le ragazze delle giovanili. Età media bassa, quindi, molto bassa. Molto giovane. L'età media sarebbe abbastanza giovane se non avessimo preso due ex ragazzine che hanno poco più di 30 anni, che però insomma sono due che fanno la differenza, che sono... Stabile Frantini, la prima ha avuto 150 presenze in A1 più 8 presenze in nazionale, però lei abita a Cinisello e ha deciso di rinunciare magari ad altri ingaggi, ma trovare un pochino più di tranquillità e di gioia nel giocare rimanendo da noi a Carugate, insomma, ecco. E Frantini è una psicologa fresca di laurea, che anche lei ha fatto una scelta di vita, cioè di non andare in giro per l'Italia a cercare altri ingaggi, ma rimanere vicino a casa e poter iniziare a cercare un lavoro idoneo alla sua laurea, ecco.
No, una cosa che invece è molto, molto bella, perché poi mi è capitato di vedere qualche partita dei ragazzini, perché so che avete più squadre, il fatto che fino a una certa età, e non so se questo avviene in molti altri sport, però che giochino bambini e bambine in una stessa squadra. La cosa mi ha incuriosito, perché poi anche fisicamente il basket comunque è uno sport abbastanza fisico, soprattutto per bambini magari di 8, 10 o 11 anni. Io ho visto qualche partita una domenica fa dei ragazzini e ci sono scontri fisici, cioè la differenza fisica tra un bambino e una bambina, francamente io se fossi una bambina avrei paura tante volte, perché si trovano dei ragazzini di 11, 12 anni che sono grandi quasi come uomini. Guarda, a livello mini basket, cioè fino a 12 anni i maschietti e le femminucce giocano insieme, perché non c'è una grandissima differenza fisica fino a 11-12 anni. Anzi, ti dirò, molte volte nelle squadre dei piccolini di 10-11 anni le femmine sono quelle che la fanno da padrone, cioè sono quelle più brave, no? Beh, devo sopperire magari a qualche centimetro fisicamente con la tecnica, mi viene in mente. Esatto, finché conta di più la tecnica le bambine sono più brave, poi quando i maschietti cominciano a diventare alti, grossi e muscolosi, chiaramente lì si dividono le categorie. Noi per esempio quest'anno abbiamo schierato una squadra under 19, un under 17, un under 15, un under 13 e un under 12 femminile. Più abbiamo un under 14 e un under 12 maschile, e poi abbiamo un gruppo di 10 anni, se non sbaglio, sono qui dotti, che giocano insieme maschietti e femminucce. Sì. E tra l'altro ho visto una comunque simpatica, perché certo. È anche carino vederli giocare insieme. No, e poi è molto bello anche perché poi nel modo di giocare, un po' come avviene anche nelle partite di calcio, no, tra ragazzini, più sono piccoli e più c'è un assembramento di giocatori sulla palla. Poi c'è questa sorta di, come dire, di la palla ce l'ho io e non la mollo, perché è molto divertente, perché si vedono partire questi ragazzini, poi specie quelli che hanno un po' più di doti e tecniche, che prendono la palla e cominciano a fare questo cost to cost pazzesco. Sì, bravissimo. Cioè hanno dei ritmi forsennati con praticamente tiri che avvengono in situazioni di disagio fisico in mezzo a 3-4 persone. È una sorta di piccola partita di underground da basket americano portata ai bambini. È molto particolare, molto divertente, andrebbe vista. Tu ti mostri questa voglia. Perché fino al mini basket si tende a richiamare l'aspetto ludico, cioè quello del gioco, certo, puro, senza grande tecnica, tattica o roba del genere, no? Che è la cosa importante. A volte è molto carino vedere le partite di mini basket. Ma è incuriosito che giochino in quattro, soprattutto, non in cinque. Sì, fino ai 10 anni giocano 4-4. Ma questo, scusami, esatto, è fatto perché mettere dentro 4 bambini, sì, o bambini. Sì, questo diverse. È vero. Sì, infatti la partita, un amichevole che ho visto, in realtà hanno giocato 8 ottavi, neanche quarti, perché erano 8 tempi. E poi, esatto, mi ha incuriosito questa cosa dei 4, forse per evitare l'assembramento, proprio perché comunque sia c'è poco giro palla, questo va detto. Perché sì, non sanno ancora capire i bambini piccoli, non puoi spiegargli le spaziature. Esatto. Cioè, qua stiamo parlando di basket, quello è mini basket, no? Tra l'altro senza i blocchi, mi pare anche. Ma sì, non, sì, assolutamente non si insegnano i blocchi, quelle talibine devono imparare a palleggiare, a tirare e a passare la palla. Lì sarebbe già, se si avessero già fare queste tre cose, sarebbe già il massimo della vita, insomma, no? Per i bambini piccoli. Esatto, esatto. Noi ne abbiamo circa 130 nei nostri 200 in mini basket, e gestirli tutti a volte non è facile, perché magari c'è qualche gruppo che è un pochino più numeroso, e anche degli istruttori un po' di fatica la fanno, insomma, per riuscire a far capire un minimo di fondamento del gioco del basket. Però il bello è appunto che in questo caso le bambine, non è vero che le bambine devono giocare a pallavolo o fare ginnastica artistica. Vero, cioè, verissimo. Il basket è uno sport che va benissimo per le ragazze a qualsiasi età. Da che età si comincia di solito? La squadra, guarda, più piccola. Noi iniziamo con il micro basket a 5 anni, e dove praticamente gli si dà un pallone molto più piccolo, i canestri sono ancora molto più bassi, e praticamente si insegna solo a giocare, a avere confidenza, sì, con il pallone. Primi approcci con la palla.
Esatto. E poi un discorso di deambulazione, cioè saper correre in avanti, all'indietro, lateralmente, le cose che purtroppo nelle scuole non si fanno perché col fatto della mancanza di insegnanti, le ristrettezze del Ministero dell'Istruzione, eccetera, non solo non si insegnano gli sport alle scuole elementari, ma si fa molto fatica anche a insegnare a muoversi ai bambini. Noi entriamo nelle scuole e facciamo dei corsi specifici che si chiamano Easy Basket, dove i bambini praticamente non gli chiediamo di rispettare le regole, che quando hai palleggiato poi non puoi più riprendere a palleggiare, o magari se fai 2 o 3 passi senza palleggiare è un'infrazione. L'Easy Basket è molto più semplice, è molto più aggregante, si divertono molto di più, però iniziano già a capire che bisogna correre in avanti, correre in indietro, lateralmente, bisogna saltare. È un bellissimo sport per i bambini perché è completo, perché saltano, corrono, giocano di squadra, fanno spogliatoio, è assolutamente socializzante poi. Certo, ecco. Benissimo. Paolo, noi ti ringraziamo intanto per, come dire, così, per quel qualcosa in più, perché poi in realtà tante volte chi ci ascolta magari pensa, o se ha un bambino, un figlio, qualcuno e vuole avvicinarlo al basket, o anche una bambina, perché il più delle volte magari c'è anche un po' più sempre di, come dire, di timidezza da parte delle bambine ad affrontare uno sport che magari... Non dico che è più maschile, perché non è vero, però magari hanno 5-6 compagni a scuola che giocano e fanno quello sport e non hanno neanche un'amica che fa quella cosa, per cui sono magari un po' meno invogliate. Ti facciamo gli auguri per la stagione, speriamo di sentirci magari per quando festeggerete. Sentiamoci a fine stagione. Matematicamente la salvezza. Spero di darvi la garanzia, la certezza che ci siamo salvati, e perciò faremo un altro anno... un campionato di A2, insomma, con le nostre ragazze. In bocca al lupo allora, Paolo, per la Castel Carugate femminile. Grazie per il tuo intervento. Grazie a tutti voi e buona serata di radioascoltatori. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao.